Ciao ragazzi, prima di andare a vedere l'unboxing, volevo avvisarvi che oggi ci vediamo alle 15 in punto in live su Twitch. Chiacchieriamo un po', siamo un po' insieme appunto in diretta e monteremo questo in esclusiva. Quindi non mancate, vi aspetto tutti alle 15, trovate il link qui sotto in descrizione, mi raccomando. Oh, ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara. Questo lunedì è lunedì, come di consueto, la maggior parte delle volte si fa l'unboxing ed eccoci pronti con questo pacco di dimensioni, devo dire, abbastanza considerevoli da posizionare qui nella solita postazione ed andare a spacchettare insieme. Ma questo lunedì c'è una grande differenza con le altre settimane perché è ancora attivo il codice sconto ARA15, ragazzi, che vi permetterà di avere uno sconto su tutti gli articoli disponibili sul sito, mi raccomando, solo su quelli disponibili, tra cui però anche quello che c'è all'interno del pacco, ragazzi, ed è una gran cosa. Forse raramente ho fatto una cosa del genere, ovvero applicare lo sconto anche sui nuovi arrivi. Questa settimana sono particolarmente buone, quindi ho voluto fare così. Direi di non perdere altro tempo e spacchettare il tutto e vedere quali meraviglie si aggiungeranno al catalogo del sito e magari alla vostra collezione. Eccoci qua. E diamo un'occhiata alle novità di oggi. Oh, allora, vediamo un po'. Chiaramente ci sono vari pacchi all'interno. C'è qualcosa che non ha un imballaggio a parte? No, quindi c'è da spacchettare vari pacchi all'interno e direi di poggiare, ragazzi, il pacco lì perché sennò non riesco a farlo. E prendiamo un pacchetto alla volta. Oh, allora, vediamo un po' in questo primo pacchettino firmato Hasbro quali novità ci sono. Eccoci qua. Abbiamo, ragazzi, le nuove Marvel Legends dedicate a X-Men 97, ragazzi, la continuazione della serie animata appunto degli anni 90, ragazzi. Ecco Gambit, fighissimo, design più classico praticamente. Questa è veramente tanta roba, soprattutto questa, forse una delle migliori della Wave. Abbiamo l'immancabile Magneto. Guardalo fiero con gli occhi coperti dall'ombra nera, spettacolare. Poi non può mancare Storm con il design della cresta, tipico di quegli anni. E poi abbiamo altre copie degli stessi, ma andiamo a prendere quest'altro pacchetto e vediamo cosa si nasconde qui. Ci dovrebbero essere altri personaggi, in teoria. Vediamo un po', ebbene sì, in questo abbiamo Wolverine, che non poteva assolutamente mancare, nella sua versione, diciamo, animata più classica, questa volta senza le ombreggiature, per accontentare anche quelli che si lamentavano delle ombreggiature della versione animata scorsa, e questa volta anche con i peg coperti, quindi oserei dire versione forse addirittura migliore di quella scorsa, chissà. Poi valuteremo un po'. E poi, ragazzi, abbiamo anche Rogue, che non poteva assolutamente mancare. E poi ancora McFarlane Toys. Vediamo un po' cosa si nasconde. Dovrebbero in realtà esserci anche altre figure di questa wave degli X-Men, a meno che il fornitore non abbia deciso di scammarmi. Vediamo. Andiamo a valutare insieme, probabilmente avranno unito in questo pacco. Oh, eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. E infatti c'è anche Alfiere a completare appunto la wave. E mi sembrava strano che fosse lui l'unico a mancare. E attenzione, non solo lui, perché c'è anche la nuovissima figure di Indiana Jones, ragazzi, sempre da Hasbro. Guardate che spettacolo la confezione. Lui, questa è la versione giovane con Harrison Ford, diciamo ancora giovane, da The Last Crusade. E poi, per andare a concludere l'unboxing in bellezza, ragazzi, fatemi poggiare un attimo qui il pacco. Abbiamo questa perla qui, ovvero il set del Joker in prigione.
Ragazzi, questo è veramente un bel set firmato McFarlane Toys. Approfittate, ragazzi, per prendere tutta questa roba appena uscita con anche il codice sconto. Cioè, io più di così, ragazzi, per accontentarvi, non so cosa fare, sinceramente. Ara 15, chiaramente Ara Shop, nel link qui sotto in descrizione. Vi ringrazio sempre per la visione. Ciao da Ara e come siete sempre.